tutti e benvenuti in questa location di per essere anzi un problema tecnico e quindi abbiamo deciso di svolgere l'incontro qui. È l'ultimo incontro attivo con gli autori e stasera abbiamo la fortuna di avere con noi la protagonista del fuoco sul tema d'animazione, un'autorina che invito sul palco. E a condurre l'incontro abbiamo Fasano, che è segretario generale di ASIFA, l'associazione italiana, che è la persona direi competente introdurci al mondo di Spela. Sì. Buonasera a tutti. No, vai viene. Spela Cadet. È una delle artiste è una delle artiste più talentuose di edizione internazionale. Siamo toccati di averla qui a Bergamo. Voglio subito chiederle, come si entra a far parte della comunità internazionale degli animatori e come ci si sta? Hello? Oh, it works. thank you very much for having me here and for the, I don't know, the what you just said. Thank you for the compliments. I mean, the way I've been now in the animation world for almost 15 years, since my first graduation work. Student work. I graduated in 2007, so it's a bit over 10 years that I'm working as a professional. In those 10 years, I've done only 2 films and some commission. And as you see, it's not easy. Stay and to fight in the as an independent Buonasera e grazie di avermi invitata qui, grazie per il complimento e l'introduzione. Sono entrata nel mondo dell'animazione circa 15 anni fa, con il mio primo lavoro quando ero ancora una studentessa e poi mi sono laureata nel 2007. Da allora ho fatto solo 2 film e quindi questo fa vedere che è comunque abbastanza difficile introdursi nel mondo dell'animazione. Ho conosciuto molti, e conosco ancora tuttora, molti studenti che si avvicinano all'audiovisivo, sono filmmaker, sono artisti del video e fanno difficoltà a considerarsi animatori, nel senso che non si sentono, fai l'animatore, ma no, non faccio l'animatore, faccio video. Invece cosa vuol dire? Cioè, esiste uno specifico dell'essere animatore? E tu ti senti animatrice o ti senti filmmaker, videomaker, videoartista, insomma un'altra definizione? I don't know, I think I make films. I would say that it's the filmmaking. If you make something, it's supposed to be watched in the dark room with a big screen, I think you make films. I never do other like installations or stuff like that,
So animator, I usually don't animate my things. I rather stay as a director because I know that people are way more talented with animation than I am. I mean, I've animated in my own films, but it's not my primer thing. I think it's much better to stay outside and to have an overview with the director's point of view. And if you start animating, you lose yourself in between frames, I would say. Beh, io direi più generalmente che faccio film, se film è tutto ciò che viene proiettato su uno schermo, su un grande schermo in una sala buia, cioè al cinema. Non mi definirei esattamente un'animatrice perché sono più una regista dal punto di vista che preferisco essere dietro la scena e perché dopo tutto credo anche che proprio l'azione dell'animazione, la fase dell'animazione in sé sia fatta piuttosto da persone e ci siano persone con molto più talento di me. Però, sì, ho comunque fatto anch'io animazione, ma ho anche uno sguardo più esterno da regista. Anche perché i tuoi studi non sono iniziati per studiare animazione, cioè hai iniziato a studiare altro e poi ti ci sei trovata in mezzo, insomma, l'animazione. Yes, it was a coincidence me landing into animation, but it somehow, because I studied graphic design and interactive design, so sort of moving picture was my interest, but I never thought I was able to do films. I still think it's so hard to make a good film. Esatto, ho cominciato studiando graphic design e graphic design interattivo e quindi sì, sono sempre stata interessata a muovere le immagini, però inizialmente non pensavo di fare film e tuttora trovo molto difficile fare film. È molto difficile anche a livello produttivo, immagino, nel senso cosa vuol dire essere anche un artista indipendente? I mean, it means that you're quite lucky if you can be independent. Especially, I took a job making a Netflix video or animated 4-minute thing, and since then I appreciate my independency even more. It's not easy to stay independent, but in a way, my freedom... Penso che un artista indipendente sia molto fortunato e lo penso ancora di più da quando ho svolto un lavoro di animazione per Netflix e allora ho capito davvero la fortuna di lavorare in modo indipendente nonostante sia molto difficile, è tuttavia molto importante. Sì, poi volevo sfatare anche un mito. Essere un animatore indipendente non vuol dire stare da soli. Cioè vuol dire spesso collaborare con tantissimi artisti e spesso vuol dire poi incontrare tantissimi artisti, perché poi ci sono festival come il Bergamo Film Meeting, ma anche festival specifici di animazione dove è possibile incontrarsi e incontrare artisti che magari utilizzano tecniche diverse o tipologie. Ma c'è un sistema per cui ci si riconosce probabilmente. Hai avuto anche tu questa sensazione di riconoscere altri artisti indipendenti come te, insomma? Of course, I think festivals are the most important place to meet and to exchange knowledge or connections or yeah, sometimes it's just nice to know, you know, last year I was at NFB in Canada and they have like 50 projects going on in the same time and I said like I'm like very lonely in Slovenia doing like this, you know, when people ask me to do animated films for grown-ups, who needs that? But there was the whole of crazy people like me, so it's nice to feel that you're not alone in the, you know, that you're not the only crazy person, I don't know, closed in a dark room for 2 years to make a few minutes of film. Certo, il ruolo dei festival poi è estremamente importante per incontrare persone e per scambiare conoscenze e contatti. Sono stata in Canada l'anno scorso e ho incontrato un'associazione, un'istituzione
che sta seguendo contemporaneamente ben 50 progetti diversi. Io sì, in Slovenia mi sento molto sola perché ci si chiede un po' a cosa servono dei cortometraggi di animazione per adulti. Invece in Canada c'è un'intera istituzione proprio che fa le stesse cose che faccio io, quindi non sono l'unica pazza e sono altri appunto che fanno cose come me, con cui è importante conoscere e con i quali scambiare idee. Che poi ci sono delle persone intorno a te, ma ci sono anche, c'è un compassato, cioè nel senso c'è una tradizione che dell'animazione, soprattutto immagino dell'animazione dell'est, che in qualche modo con la quale puoi dialogare, hai dialogato. Nel senso, volevo anche chiederti rispetto al tuo uso delle marionette, per esempio dei pupazzi, se c'è un richiamo a una tradizione dei paesi dell'est, che nell'uso delle marionette storicamente, anche prima che nascesse il cinema, come dire, c'è una lunga tradizione. Unfortunately, I was never in touch with that tradition more than watching the cartoons on TV like any other children. I learned puppets in Germany, and actually more or less by myself. In between, where I came back to Slovenia, the elder generation wasn't working anymore in the field of animation, but now I'm coming and hopefully will continue. No, if it can, I took any from Eastern Europe. I don't know, maybe I brought from in the genes, or I don't know. In realtà non ho un grande collegamento con questa tradizione che citava. Sicuramente guardavo i cartoni in televisione da piccola, ma niente di più, perché mi sono avvicinata al mondo dell'animazione dei pupazzi in Germania e autonomamente. In Slovenia la vecchia generazione, la generazione precedente, infatti non lavorava più in quel momento, però adesso c'è una nuova generazione, quindi non posso dire di essermi davvero ispirata a una tradizione dei paesi dell'Est Europa, se non che forse magari ce l'ho nei geni. Ma l'altra domanda che volevo farti, soprattutto invece abbiamo parlato del passato, parlando del futuro, immagini di arrivare a fare un lungometraggio, o la tua misura è il cortometraggio? Nel senso che abbiamo degli esempi di stop motion che ormai stanno approdando al lungometraggio, cioè inizia ad esserci anche una tradizione commerciale abbastanza forte. Ti interessa in prospettiva arrivare a questo, oppure la dimensione del cortometraggio è quella ideale per te? Many are taking the chance in the feature films, because actually you cannot earn money anymore with short films, which is a pity. My country supports film very, very badly. We are the worst supported in the whole ex-Yugoslavia region, or I'm not even comparing us to Western Europe, because it's really... So if I would decide to make a feature film, all other filmmakers in Slovenia would have to starve for a year. So I don't think we will ever have the budget for it, so I don't even think about it. And of course I could move abroad and try there, but somehow I love living in Slovenia and I have a family there, so, you know, I think I'll stick with shorts and be poor. Sì, è vero, ci sono molti autori che si stanno avvicinando ai lungometraggi, anche perché non si riesce a guadagnare molto con i cortometraggi. Però in Slovenia la situazione è molto critica per quanto riguarda i fondi al cinema, e se mi permettessero di fare un lungometraggio, probabilmente tutti gli altri registi per quell'anno dovrebbero morire di fame perché non avrebbero fondi. Potrei provare anche a rivolgermi all'estero, però sinceramente amo il mio paese, c'è la mia famiglia e quindi credo che continuerò a fare cortometraggi. Bene, bene, insomma. Ci sono delle domande? Avete avuto l'opportunità di vedere i suoi corti nelle proiezioni? In realtà è una produzione di non tantissimi cortometraggi, cioè
soprattutto quelli firmati da te, realizzati autonomamente, insomma. Mi fa sempre specie quando vengono fatte delle retrospettive su autori che magari in totale magari la produzione è mezz'ora, però sono, racconta una storia di decenni di lavori fatti. C'è anche una questione di capacità di sintesi, no? Quindi ogni cortometraggio è una sintesi di un periodo, di un momento, di stili, di gusti. I told you I'm crazy. L'ho detto che sono una pazza. If I turn it around, yes, it's like a lollipop. I should turn it around. forgot the question, but yeah, it is. I mean, I don't really. not working. I don't know if you know. Time is. No, it's not working. Time is a relevant thing, I think. So, years, you know how they go. I mean, older you are, they go faster and faster. But I don't produce faster and faster. I don't know why. But I love to take time. I love to have time to be able to do what I really want to do, not to just find a compromise so the producers are happy. Il tempo mi sembra scorrere sempre più veloce mentre io non produco in modo sempre più veloce. E mi piace prendere il tempo necessario per fare ciò che voglio senza compromessi. Dopo il successo di Balls, mi aspettavo un altro cortometraggio sullo stile del precedente. In realtà Night Hawk ha uno stile, anche una tecnica diversa. È stata una ricerca, una tua ricerca di un nuovo modo di esprimerti, oppure com'è nata questo tentativo di cambiare un po' le tue regole del gioco? I guess everybody was a new film that like my very successful film, but I like if I'm gonna do another film in puppets, I'm just repeat myself. And the subject I wanted to digest, that alcoholism, I need to have a technique that it works for the subject. So that's why I use the multiplan, because it opened up a that much more experimental way of telling a story. Credo che tutti si aspettassero un film sulla falsa riga del precedente perché aveva avuto molto successo, però non volevo rischiare di ripetermi. Tra l'altro il tema era diverso, anch'esso, sì, il tema è quello dell'alcolismo, e ho pensato che c'era bisogno di una tecnica diversa, specifica, adatta a esprimere ciò che volevo esprimere. Ci sono delle domande? No. In realtà il corto ha avuto forse addirittura più successo del precedente, nel senso comunque ha continuato la strada del successo che aveva avuto già con Balls. A me è piaciuto in particolare, ma non so se questa è una domanda che insomma per capire, vedo molti riferimenti anche alla tecnica di Nordstein, alla riccia nella nebbia. C'è stato questo richiamo oppure è voluto o il riccio nella nebbia di Nordstein? Yes, it's his technique. I love his technique. I think it has so much to offer, and
I'm just discovering it. I think it's still, you know, so much there to discover. So I am continuing my new film in this technique because I love doing it. I still think that I just made baby steps in this direction. Sì, ho in effetti utilizzato quella tecnica che penso possa offrire molto e che ci sia anche molto da scoprire. E quindi penso che continuerò e ho l'impressione di fare tanti piccoli passettini in questa direzione che mi piace e mi interessa molto. E invece come siamo arrivati a contatto con Netflix? Cioè è stato successivo, è stato nello stesso periodo? No, it happened because Vimeo chose Boles to be a stuff pick. And then an agency from London called us that they are having an open call from agency in Singapore. They wanted to make this recap for Asian market and they are looking for artists who are doing puppet animation. So we were pitching with many other puppet animated studios or like just authors, and on the end of this pitching we won, so we got the project. So that's how we came to Netflix. It was just an open call. Bowles era stato scelto da Vimeo e poi siamo stati contattati da un'agenzia di Singapore perché c'era un concorso aperto per questo progetto. Cercavano appunto animatori che svolgevano la puppet animation e eravamo tantissimi, però poi noi abbiamo vinto. Budget a cui non eri abituata? It sounded a good budget at the beginning, but to tell you the truth, we had to do a lot in a short time. So in the end, we were all okay paid, but not very well paid. But what made me a little bit angry, it was when I went to Zagreb Film Festival, I met a commercial producer, and she told me like, oh, you must have got like a little bit around $500,000 for this. And I looked at her, what? And of course we didn't get anything around $500,000. But she said, yeah, a project like this is worth at least $500,000, if not the double, the as many viewers that you had. So, you know, this was a completely new world for me. And it still is. It's a world I don't even know if I want to go back to. Beh, inizialmente il budget sembrava buono. Però poi ci siamo resi conto che dovevamo fare tantissimo in pochissimo tempo. E quindi sì, era ok, ma non eravamo pagati poi così tanto bene, le circostanze non erano molto adatte. Tra l'altro mi sono un po' innervosita quando ho incontrato una produttrice che ha detto dovete avere avuto almeno $500,000 di budget per questo progetto, mentre non era proprio così. E per me era un mondo completamente nuovo e lo è tuttora e non sono sicura di voler fare altri progetti in questo mondo. La domanda è spontanea, e quindi quali progetti hai in ballo? I want to stick with my independent work. Voglio continuare a lavorare in modo indipendente. But this is as long as the film funding exists and supports us. And we don't know how long that will be. We're getting a new government in 2 months and hopefully it's not going to be a bad result as in Italy. I nuovi progetti quindi saranno sicuramente indipendenti, ma dipenderà anche dai fondi e se ci esisteranno ancora fondi per il cinema. Tra 2 mesi ci saranno nuove elezioni e ci sarà un nuovo governo e spero che il risultato sarà migliore di quello che c'è stato in Italia. Ok. Ci sono delle domande, altre? Volevo tornare su Bowles, di cui in realtà abbiamo soltanto accennato. I personaggi di Bowles immaginano delle cose che forse non esistono, hanno delle speranze, dei desideri. Volevo capire qual è il tuo desiderio in animazione, cioè che cosa vuoi, la cosa che vuoi di più
da un tuo progetto in animazione adesso? I'm always interested in this slight like parallel world to the real world. You know, I love when the story goes a little bit into surreal world that can exist only in animation. And this is something that I want to tell stories through this media that it's offering me, this slight over or like jumps into this surreal world. Sono molto interessata a questo mondo surreale, parallelo al reale, a queste situazioni particolari e che solo l'animazione può permettere di creare. Sì, poi la cosa che unisce, credo, i tuoi lavori, in realtà è, cioè quello che penso è il registro comico e il registro tragico che si incrociano sempre. Quindi insomma il surreale aiuta anche a far viaggiare insieme questi due registri diversi, il tragico con l'ironia, col comico. That's great if it works that way. Okay. I think comedy is the hardest thing to do. I am so surprised that people are sometimes, when I'm watching my film in China, laughing at something that in Europe they would never laugh at. So it's a completely unpredictable thing to write. It's comedy. So I think it's the hardest thing to do. If you put some emotions with it, it's great. So if thank you for the compliment again. Grazie, quindi si ha questa impressione, molto bene se si riescono a coniugare allora nei miei lavori questi due aspetti. Sicuramente penso che la commedia sia ciò che è più difficile da fare, perché quando si proietta un film in un paese o in un altro spesso ci sono reazioni molto diverse, non tutti ridono per le stesse cose, quindi è difficile da prevedere. Chiudiamo. Ok, c'è qualche ultima domanda, se no andiamo a chiudere. Qual è il tuo rapporto con l'Italia? Insomma, conosci animatori italiani? Ci sono delle possibili coproduzioni con l'Italia? Hai dei progetti su storie italiane? Insomma, qual è il tuo rapporto con il nostro paese? I've been invited to do this omnibus with that Paola Bristot was producing it, and Andrea Matignoni made the sound. I think he's an incredible sound maker. I think he's one of the best in our community. Really, co-producing with Italy makes no sense because you have no funding. Sorry. but you know, my parents live just 50 meters away from Italian border, so it's you are our neighbors, so and I love your coffee. Ho lavorato a un progetto omnibus con degli artisti italiani e penso però che una coproduzione con l'Italia non sia molto fattibile perché anche in Italia non ci sono tanti fondi. Comunque la mia famiglia abita veramente a due passi dal confine italiano e adoro il vostro caffè, quindi chissà. Grazie a Stella Cadez. Grazie anche a Emiliano Fasano che ha condotto l'incontro. Farei un applauso a Stella. Grazie anche Elena per la traduzione.